Ciao Bettes.it, sogno erotico, fare una visione e poi dibattito infinito che dura una settimana tutto con donne, io circondato da donne, che meraviglia. La mia versione dell'harem di 8 e mezzo di Fellini, però in una chiave tutta rivoluzionaria legata ai miei idealismi, ovviamente ipocriti, politici, e quindi quanto mi piacerebbe risparmiarmi Baby e l'amica geniale insieme per parlare di donne italiane che mi piacciono tanto, donne degli anni 40, donne di oggi, donne nichiliste, donne idealiste, donne rivoluzionarie, donne rassegnate, figlie con genitori imbecilli che non le menano mai e non proibiscono mai niente, figlie con genitori imbecilli che le menano sempre e gli proibiscono tutto. Che meraviglia. L'amica geniale e Baby, sto molto molto in questo mondo, sto molto molto in mezzo a loro e adorando io il genere femminile molto più del genere maschile, il mio difetto, sono in brodo di giuggiole per questa roba qua. Finale di stagione. Non è un finale col botto, era iniziato col botto, anzi era iniziato pure con le botte, cioè, boom, te lanciavano pure dalle finestre delle case e cadevi di schiena, non me la dimenticherò mai. Non è un finale col botto, era stato un inizio col botto e soprattutto con le star Ludovica Nasti e Elisa Del Genio, incredibilmente belle, incredibilmente sexy, incredibilmente brave, incredibilmente Lila e Lenù, la nera e la bianca, la nobile e la plebe. Quella della plebe che sarebbe diventata nobile con gli occhi già da tisi de Bohème e invece la popolana Sofia Loren e Claudia Cardinale. Pazzesche, pazzesche. E infatti, boom! Cioè, è un'immagine incredibile. È un'immagine incredibile quella di Ludovica Nasti e Elisa Del Genio a livello mondiale. Questa è l'esportazione forte. E auguriamo a Elisa e Ludovica, le abbracciamo già. Le dobbiamo proteggere e le dobbiamo celebrare già. Ok, Margherita Mazzucco e Gaia Girace non è proprio la stessa cosa, l'abbiamo detto, è stato uno shock. Ludovica ed Elisa sono le protagoniste dei primi due episodi. Margherita e Gaia, poracce, sono le protagoniste degli altri sei, ma guardate come stiamo messi, almeno io, ancora con Ludovica ed Elisa. Margherita e Gaia ce l'hanno messa tutta, non sono proprio la stessa cosa. E adesso in puntata 7 e puntata 8 non è un finale col botto perché abbiamo i fidanzati e la promessa, abbiamo la concretizzazione di questo attacco maschile all'universo delle due amiche, quella geniale e quella banale, quella fatale e quella chi è delle due? Divertentissimo gioco che ovviamente viene da Ferrante, divertentissimo gioco perché l'amica geniale per noi è quella che dice all'amica banale, tu sei l'amica geniale, divertentissimo. È un rapporto sadomaso, è ovvio. Gaia Girace, che non è Ludovica Nasti, però ha negli occhi il mistero, il segreto. Ricordatevi sempre che noi abbiamo molto il punto di vista di Lenù, perché è una stranissima Alba Rohrwacher su attrice che non è Alba, voce di Alba che ricorda. Ricordatevi come comincia tutta questa storia. Voce di Alba che ricorda. E quindi lei è molto autoanalitica, fa addirittura delle critiche, fa delle riflessioni su se stesse. È chiaro che tutto ciò che noi vediamo, ricordatevi c'era una volta in America, da cui parte questa, che è uno dei tanti punti di riferimento di questa bellissima produzione televisiva, era il punto di vista di Noodles, tutto quello. Addirittura poteva essere un sogno. Ricordatevi Noodles dove sta all'inizio del film. Qui noi non abbiamo mai il punto di vista di Lila, abbiamo il segreto negli occhi. È chiaro che tra le due c'è un rapporto sadomaso perché. Perché Lenù può andare fuori e invece Lila deve combattere dentro il rione e quindi c'è un rapporto sadomaso tra le due, molto bello, mi vuole bene, mi odia, molto interessante. Ok, adesso i fidanzati sono. Bisogna capire che fare con l'universo maschile. Sappiamo bene che Lila ha provato piacere, non ha provato piacere, è aperto un dibattito con mio marito, che è una donna. Lei ha un'idea, io ho un'altra idea su quella scena molto misteriosa. Costanzo, regista del mistero, Sarratore ha messo la mano lì, Sarratore padre. Che cosa è successo? Che cosa è successo? È chiaro che lei è sconvolta, ma è molto ambigua. Ha provato piacere, non ha provato piacere. Intanto Lila, che è ancora più strana di Lenù dal punto di vista sessuale perché
Io ho ballato con tre persone, ma ho ballato per conto mio. Ho ballato da sola. Io ballo da sola, cioè lei va proprio in una direzione rivoluzionaria perché è il genio, perché è il nuovo, perché è la nuova donna di quella splendida generazione che io adoro, perché sono anche i miei genitori, sì, scusate. Io non sono mai oggettivo, sono molto soggettivo. Questi sono i miei genitori, sono questi splendidi italiani nati negli anni 40 rispetto a quegli imbecilli della meglio gioventù viziati, balordi e spregevoli, nati tra gli anni 50, tra il 50 e il 55. Questi sono invece gli italiani che io amo, le formichine, quelli zitti, senza prosopopea, quelli che hanno creato veramente il paese, hanno creato una grande sostanza e hanno fatto la prima ribellione sottovoce. Sottotraccia, vabbè, sono gli italiani che io preferisco. Queste sono due italiani di quella generazione lì, di mia mamma, di mio papà, i nati negli anni 40. E quindi le vediamo attaccate da questi maschi. Lila ce n'aveva tre, ma era forse zero. Adesso sceglie uno, sceglie chi? Il democristiano, sceglie il grande Carracci. Guardate, Carracci è praticamente il protagonista di questi ultimi due episodi. Bello, Giovanni Amura. Stefano, bello, un Paolo Briguglia con 3 kg in più, sembra quasi che c'ha l'ombretto, bellissimo, bellissimo l'occhio, bellissimo tutto sto colore del capello, de occhio, bellissimo quando fumava la sigaretta, bellissimo guardarlo, e bellissimo personaggio. Ricordatevi che Carracci era quello che diceva: ok, il comunista c'ha ragione, il gangster ha torto, io sto in mezzo, dobbiamo cercare di democristianamente, ma lo sapete quanto abbiamo rivalutato i democristiani negli ultimi anni? Chissà come mai. E allora il Carracci democristiano cerca la via di mezzo perché lui è la nuova generazione, lui vuole la sintesi e lui ha un obiettivo ideologico. Ok, Lila crede in lui, brava Lila. Lila sceglie lui, è innamorata? Lenù è convinta che sia molto innamorata, deve scegliere anche lei Antonio. Lenù torna da Ischia, tutta bella, non c'ha i brufoli, forse seppure arrapata, forse seppure bagnata, forse ha pure avuto un orgasmo, mistero. Con Sarratore papà. E chi trova dietro il ponte freudiano che separa questo rione metafisico da questa bufalora, la separa da tutto il resto? Chi trova Antonio, tutto sporco de grasso, in mezzo alla macchina che gli fa "Eeeh!" con la polvere di questo far west orribile che è il rione. A questo punto bisogna scegliere. E l'amica, per me non geniale, che però viene definita geniale dall'altra, si sente sempre un po' più indietro, eh? È quella che va più avanti, letteralmente, nella società, ma si sente sempre indietro rispetto a Lila. Scena stupenda di: ok, ho un testo da scrivere, me lo correggi. Scena più bella di tutti i due episodi. Lila guarda e fa: ok, e comincia a spostare proprio perché è l'amica geniale, anche se non può esserlo a livello sociale. Ma quanto gli vogliamo bene? Ok, ultimo episodio, la promessa, scarpe, scarpe strette. Compare di fazzoletto, il compromesso, ancora Carracci, ancora il nostro democristiano a cui vogliamo bene, che ancora cerca disperatamente di avere a che fa, lui c'ha a che fa con Rossana Rossanda da una parte, con Susan Sontag, con Patti Smith, con una grande donna del Novecento che vuole cambiare, ma lui la ama alla follia, allo stesso tempo c'ha tutto un mondo di regole virili, di regole maschili che non può ancora essere cambiato da questa forza della natura. Stupendo Carracci, cerca il compromesso, forse va tutto a puttane quando al matrimonio. Il matrimonio è un momento fondamentale, lo insegna il cacciatore di Michael Cimino, è il matrimonio di Robert Altman. Non vedo l'ora di vedere le prossime stagioni. Ciao Bettiste, ciao BTV, l'amica geniale!